Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo tutorial vi mostro come lavorare all'uncinetto il punto ventaglio. È un punto ideale per poter rifinire i nostri lavori sia all'uncinetto ma anche a maglia, come copertine, asciugamani, tendine, tovaglioli, top, eccetera. È un punto che si presta bene ad essere lavorato con tutti i tipi di filato, dal più doppio al più sottile. Questo poi dipende dalle vostre esigenze e da ciò che dovete creare. È molto carino, è un punto anche molto fine, però è soprattutto molto decorativo, semplicissimo da lavorare e si realizza in pochissimo tempo. Bene, andiamo al tutorial e vediamo come procedere. Allora, una volta che abbiamo terminato il nostro lavoro, sia che è una copertina oppure una tendina, un asciugamano o qualsiasi altro progetto, prima di iniziare a lavorare a punto ventaglio, dobbiamo fare un giro di maglie basse tutto intorno al nostro lavoro. Io ora ho creato questo campioncino, di maglie alte, poi per rendervi l'idea. Allora, prendiamo il nostro uncinetto e il cotone che useremo appunto per realizzare questo punto. Puntiamo il nostro uncinetto nella prima maglia alta del lavoro. Peschiamo il filo, lavoriamo una catenella e poi andiamo a lavorare in ogni punto una maglia bassa, così da crearci una base per poter lavorare poi il nostro punto ventaglio. Quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. E se dobbiamo fare questo punto ventaglio tutto intorno alla lavorazione del nostro progetto, faremo punti bassi laddove dobbiamo appunto realizzare il nostro punto ventaglio. Quindi io mi porto fino a qua, punto basso, e poi proseguiamo a lavorare a punto ventaglio. Allora, una volta che abbiamo terminato la nostra riga a punto basso, quindi abbiamo creato la base per realizzare il punto ventaglio. Quindi giriamo il lavoro e dobbiamo tornare indietro. Lavoriamo una catenella che va a sostituire la prima maglia bassa. Ora dobbiamo saltare una maglia di base sottostante e subito in quella là dopo, quindi saltiamo questa maglia di base qua e andiamo a lavorare subito in quella dopo due maglie alte nello stesso punto, una e due. Poi lavoriamo una catenella e altre due maglie basse nello stesso punto, una e due. Quindi abbiamo lavorato una catenella che va a sostituire la prima maglia bassa, abbiamo saltato un punto e subito nel punto successivo abbiamo lavorato due maglie alte separate da una catenella con altre due maglie alte, sempre nello stesso punto. Ora non dobbiamo fare altro che saltare di nuovo un punto di base e lavorare una maglia bassa subito in quello dopo. Quindi saltiamo questo punto e subito in questo qua dopo lavoriamo una maglia bassa. Così. E abbiamo realizzato in questo modo il nostro primo ventaglio. Ora di nuovo saltiamo un punto di base e subito in quello dopo ripetiamo il nostro ventaglio, quindi lavoriamo una maglia alta. Scusate, ripetiamo. Quindi saltiamo un punto, lavoriamo un punto subito dopo, una maglia alta.
ne lavoriamo subito un'altra, sempre nello stesso punto. Lavoriamo una catenella separatrice e sempre nello stesso punto lavoriamo altre due maglie alte. Quindi una e due. Saltiamo questa maglia di base sottostante qua e andiamo a lavorare subito in quella dopo un punto basso. Abbiamo così realizzato il nostro secondo ventaglio. Ripetiamo di nuovo, saltiamo un punto basso e subito in quello dopo andiamo a lavorare il nostro ventaglio. Quindi lavoriamo due maglie alte nello stesso punto, una catenella di separazione e altre due maglie alte sempre nello stesso punto. Saltiamo un punto e lavoriamo una maglia bassa. Così. Quindi vedete, molto semplice. Saltiamo un punto e subito in quello dopo andiamo a lavorare il nostro ventaglio, quindi due maglie alte nello stesso punto, una catenella di separazione e altre due maglie alte. Sempre nello stesso punto. Abbiamo creato così un altro ventaglio, quindi che andiamo a chiudere con una maglia bassa saltando un punto. Subito in quello dopo andiamo a lavorare una maglia bassa. E questo è il risultato. Ripetiamo di nuovo. Saltiamo un punto e in quello dopo andiamo di nuovo a lavorare un ventaglio, quindi due maglie alte nello stesso punto, una catenella e altre due maglie e due. Saltiamo un punto e lavoriamo una maglia bassa. Non dobbiamo fare altro che ripetere sempre la stessa cosa. Dobbiamo sempre saltare un punto e lavorare in quello seguente. L'archetto e andiamo a chiudere l'archetto, saltiamo un punto e con una maglia bassa subito nel punto dopo. Di nuovo saltiamo una maglia di base e lavoriamo un altro ventaglio. Due maglie lavorate insieme nello stesso punto, una catenella separatrice. E andiamo a lavorare altre due maglie alte per completare il nostro ventaglio. E poi andiamo a chiudere il ventaglio in una maglia bassa, saltando questo punto qua. Andiamo a chiudere una maglia. Chiudiamo poi, quando finiamo il lavoro, non chiudiamo con una maglia bassa, ma andiamo a chiudere il tutto con una maglia bassissima. Ed ecco il risultato del nostro punto ventaglio. Quindi io lo trovo molto carino e soprattutto molto decorativo. Inoltre, come avete notato, è anche facilissimo da realizzare. Si realizza quindi in pochissimo tempo.
Bene, io spero che con questo tutorial vi sia stato utile, per qualche idea in più. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!